mai questa idea? È nata una cosa spontanea che faccio da 2 o 3 anni. Sono in pensione, sono una maestra, sono stata maestra di scuola primaria e mi è sempre piaciuto disegnare, insegnare agli alunni le cose più belle, il rapporto con la natura, come dire, insegnare al rispetto della natura. Mi piace trasmettere agli altri, lasciare delle tracce positive. Maestra per sempre, insomma. Io ho amato, amo il mio lavoro e chi ama il lavoro non lavora. Perché sulla spiaggia? È perché c'è questa lavagna meravigliosa, è perché magari pure per i miei nipotini quando vengono d'estate anche loro mi imitano. È anche una scuola vicino alla chiesa della Madonna del Rosario, una scuola estiva. Tanti bambini hanno fatto la foto con questa scritta e poi loro, questi bambini, mi imitavano, scrivevano, gli piaceva tanto mettere la sabbia asciutta nei cuori. Prendo la sabbia asciutta, mettere in risalto i cuori, poi l'estate è ancora più bella perché la sabbia ha un colore più rosso. Bello. Ogni giorno è diverso il disegno. Quando scrivo la scritta "Buongiorno Crotone", la O diventa un cuore. È il segno dell'amore, il segno della pace, del rispetto. Amo molto la mia città e... Quanti anni ha, se possiamo chiedere? Quanti anni ha? Io, 69. Però nell'animo sono ragazza. Per me non è un lavoro, per me esprimo il mio animo. Poi chiamiamo i gabbiani e facciamo il video con i gabbiani. Sempre questa cosa di dare il mangiare ai gabbiani, com'è nata? È nata dopo? Abbiamo visto tante persone in passato che passeggiando vedevamo che le persone davano il mangiare ai gabbiani e si accostavano bambini, persone, e mi piaceva molto questa cosa. E allora poi abbiamo cominciato pure noi a portare. Ma non è appunto come i gabbiani, come se prendessero il suo messaggio e lo portano lontano? Poi sarebbe bello veramente. sì. Per l'anno nuovo cosa si augura? Cosa augura la città? Vorrei che non esistessero più le guerre, ma a cominciare dalla famiglia, perché nella famiglia nasce la famiglia è la prima società, e dalla famiglia che deve venire il bene, l'amore per il... Non parliamo del mondo, del prossimo, di chi ci sta vicino, perché dobbiamo cominciare dalla famiglia, dal prossimo, da chi mi sta vicino.